Vorrei fare qualche domanda a Enzo Di Domenico. Ecco, in carta da bull. Sì, sì, senz'altro. Quando costa? Lì, maestro, è all'avanguardia, cioè, è all'avanguardia della canzone napoletana. Diciamo all'avanguardia come oggi si italianizza un poco, si fa un po' di moderno nelle canzoni. E... Beh, italianizza oggi. No. Aspetta, attenzione. Diciamo che questo è un fatto che io ho fatto dal 1902, come suol dirsi. Non a caso, eternamente tua, per sempre t'amerò. Ah, queste sì. Cose. La parola italiana. Appunto, queste cose sono state un tantino esasperate, ma non è che ci sia qualche cosa di nuovo, intendiamoci. Perché la canzone napoletana è stata sempre considerata la canzone italiana. Infatti, sono sicuro che tu queste cose le sai, anche per il fatto che nella puntata precedente tu mi hai detto che hai inciso un sacco di cose classiche, sì, di canzoni classiche, quindi saprai per esempio che Armando Gilla ha scritto per esempio Osamu era innamorato e ha scritto pure Come pioveva. Sì, Come pioveva. Come Bovio ha scritto Signorinella, non so se sì. È chiaro. Quindi la canzone italiana in un periodo è stata quella napoletana, quella solo che napoletana, era scritta in sì, lingua. Sì. E diciamo che poi la canzone italiana nel mondo è la canzone napoletana, va bene, quindi è un fatto è risaputo che italianizzare un tantino secondo me non guasta. Se tu poi alludevi a Nino D'Angelo, no, per esempio, ecco, io quello volevo dire appunto, cioè, se tu alludevi a Nino D'Angelo, il quale io stimo, cioè, moltissimo, lei, alcuni cantanti attuali. Volevo diciamo sapere che cosa ne pensava lei di questi cantanti. Continuando il discorso, se tu alludevi a Nino D'Angelo, il quale sta un poco esasperando questo concetto, cioè di mettere, diciamo, qualche parolina in più di italiano, secondo me fa bene, perché magari molte persone che non capivano proprio tutto il contenuto, li sta aiutando a capire. Quindi secondo me è un'operazione giusta questa. Giusto. E poi d'altronde chi vende, chi fa successo ha sempre ragione. Quindi è un ragazzo che sta andando benissimo, noi facciamo gli auguri, sì, nostri anche da telefoncio, no? Sì. Poi è un ragazzo pieno di rispetto, è un ragazzo che sa quello che vuole e poi sa anche con chi ha da fare, quindi è un fatto che gli fa onore, è un ragazzo intelligente. Per grazie quando... a lui diciamo che si parla di canzone napoletana, sempre con crescente successo, insomma, diciamo... cioè non muore, la canzone napoletana è sempre viva, diciamo. La canzone napoletana non muore, non muore grazie a nessuno. Grazie a nessuno. La canzone napoletana è non muore esistita. Grazie a se stessa, perché è una canzone di costume, è una canzone di storia, è una di canzone cultura. Che, di cultura, è una canzone che è altamente qualificata, quindi è un fatto che non cioè, è ma che... ci vogliono gli alfieri, diciamo, ci vuole la gente che la canta ancora la canzone. E perciò abbiamo bisogno di cantanti che portano avanti appunto, il discorso. Appunto, per chiaro, questo dicevo è papà. Bene, quindi quando si parla di crisi, tutta questa gente che parla di crisi è gente che evidentemente stanno in crisi personalmente, perché la canzone napoletana non ha mai capito che cosa sia la crisi. La crisi. E vedi caso che la discografia a livello nazionale, a livello internazionale, quando tutto chiude, quando tutto pare che sia nero, quando tutto pare che non funziona più, la discografia napoletana continua a vendere. Quindi è un fatto che evidentemente è un premio alla nostra coerenza, perché noi siamo sì, più coerenti. Noi scriviamo ancora la canzone napoletana, mentre che la canzone nazionale, la canzone italiana non la scrivono più, perché scopiazzano dalle cose americane, dalle cose di oltreoceano. Quindi la coerenza viene premiata proprio da questo riscontro del pubblico. Via con le canzoni. Tu, che succedesse, maestro? Quello che stavi vedendo. Quindi, invece, se ci fosse quella Lanza, della... Lanza, ecco, è milanese, Lanza o no? No, Bruno Lanza è un grosso ma autore. Ma pare che sta a Milano? No, è a Napoli. Sta a Napoli. Sì, lui sì, ha fatto Scugnizza, se non sbaglio, vero? Anche sì, tante. Poi ha fatto sì Anna Maria con me, per esempio. Bellissimo. Tante. E allora, l'altra canzone è Luci Blu, a cantare Enzo Di Domenico. Sta sempre là
e ta tinta nulietta, e io sono ancora qua, pensando a nudi spietta, ma va che tinta dica, lo dica disgraziata, che fai a così buttarsi, perché ce n'è stata. Ma poi si allupa troppo, si scende di cultura, e gli ammasso si tanto cuore, stravenne una canzone, si stesse caduciura, mentre sei stato dormendo, stesse tutti abbracciati, stesse ci morendo. A Piero liette su, io con te facesse amore, ma se va a far vedere che non sono morto ancora, che ci sei tu e mi basta, dov'era mi vuoi bene, non mi sentesse più con mano scema. Si cagia stesso tu, facesse sta pazzia, e me lo assaguro che sta malinconia, e la parlasse forte, che non è da bracciata, e lo dicesse dura, ma che mi sono scettata, si cagia stesso tu, io stesso se ballare pigliasse che sta vita con cuore più leggero, tenesse tanto amici che tu volesse bene, no, e no come faesse da vita m'avvelena. Con un bicchiere gatto, con te fosse felice, a te io ti dicesse che la non si dice, ma tu sei sulla mente, o su un nero di spietta, e so sta sempre là, e ta tinta nulietta. Tu facesse sta pazzia, e me lo passa quello che sta malinconia, ma tu sei solamente un suonello di spietta, e so sta sempre là, e ta tinta nuietta.